Carl Lerner, giornalista, conduttore televisivo, saggista di questo paese, ma non solo. Oggi a Chiavari per ricordare la giornata della memoria che coincide con l'80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali. Quanto è importante ricordare? Se nel 1938, 80 anni fa, qualcuno avesse detto state attenti perché dopo queste leggi fra qualche anno arriveranno i vagoni piombati, la deportazione, i campi di sterminio, le camere a gas, i forni crematori, probabilmente lo avrebbero preso per un fazioso, per un fanatico o per un matto. E invece 5 anni dopo è accaduto lo sterminio, mentre nel 38 si minimizzava. Queste leggi le facciamo per separarli, non per perseguitarli, state tranquilli, facciamo il censimento, ma è a vostra tutela, dicevano agli ebrei. Perché cito questo? Perché oggi rischiamo di avere la stessa incoscienza di fronte a chi lancia un allarme razzismo. Dice state attenti che queste discriminazioni, che questa violenza verbale, che questo disprezzo, chiamare i poveri migranti in mezzo al mare palestrati, vaccinati, che fanno la crociera. Ecco, pensare che questo poi non abbia conseguenze dopo, io credo che significherebbe ignorare le lezioni della storia. E la giornata della memoria serve proprio a stabilire come ci dobbiamo comportare oggi poi. Come facciamo i conti con la nostra responsabilità? Perché quello che sta dicendo ci consegna di fatto una responsabilità. Liliana Segre, senatrice a vita dall'anno scorso per una scelta molto saggia del Presidente della Repubblica, ex deportata ad Auschwitz, dice sempre che ricorda come se fosse oggi, lei era tredicenne quando l'hanno deportata, l'indifferenza che aveva preceduto l'arresto e la deportazione, l'indifferenza delle compagne di scuola che non la salutavano più dopo che l'avevano espulsa solo per la colpa di essere nata ebrea, la violenza con la quale era stata respinta dalle guardie svizzere quando insieme a suo padre cercava di espatriare per sottrarsi al rastrellamento. L'indifferenza è fatta di un alibi morale che noi ci diamo, non ce ne siamo accorti. All'epoca se chiedevi una reazione di fronte alle leggi razziali, la più parte delle persone ti avrebbe detto ma non so nemmeno chi siano gli ebrei, non me ne accorgo, non mi riguarda. Ecco, io credo che questo sia il pericolo ancora di oggi, l'indifferenza non riguarda me e quindi... Ricordare è necessario per passare oltre, andare oltre. A volte per andare oltre è necessario dimenticare. Persone che hanno subito violenze, persecuzioni, per sopravvivere e rigenerarsi, hanno dovuto a lungo dimenticare. Anche l'oblio a volte serve, ma una nazione, una collettività non può fondarsi sull'oblio. Per troppo tempo l'Italia si è raccontata la bella favola degli italiani brava gente. Sì, abbiamo fatto le leggi razziali, ma non eravamo cattivi come i tedeschi, poi abbiamo chiuso un occhio. Non è affatto vero. Io credo che avere consapevolezza del proprio passato, anche quando è scomodo, anche quando è imbarazzante, ci aiuti a fare scelte diverse oggi. La memoria è fondamentale perché è quel meccanismo mentale che ci consente di evitare i rischi e di non ripetere gli errori. Se noi inciampiamo in una mattonella sconnessa, la volta successiva, se passiamo nello stesso punto, ci ricordiamo del dolore ed evitiamo di inciampare per la seconda volta. Cosa sarà l'incontro di oggi per Chiavari? Un avvenimento sicuramente, ma anche un punto di incontro. È un momento di riflessione importante, soprattutto in questo momento storico dove si torna a discriminare l'essere umano a seconda della sua provenienza e quindi credo che sia molto importante riflettere su questi anni che sono passati, sperando che non siano passati invano.